Salve trader, come va? Qua un'altra volta con voi, Eric Mugnosi, Lion Bull Academy. Prima di tutto volevo chiedervi scusa per queste settimane che non ho avuto tempo né forze per poter fare i video. Prima di tutto abbiamo cominciato con la questione della guerra, vabbè, come tutti lo sapete. Poi mi sono sposato e dopo di lì mi sono ammalato. Ho preso anche febbre forte, tranquilli, non era niente di questo virus strano che c'è in giro. Tutto a posto già, e una cosa porta l'altra, non ho avuto tempo e forze di poter fare questi video, però già ricominciamo come d'abitudine nel nostro canale. Allora, prima di tutto dirvi che torniamo al vecchio calendario di Lion Bull Academy. E lunedì faremo video normalmente su strategie o su operazione delle strategie che già abbiamo spiegato, video su indicatori o video su il criptomondo. I mercoledì faremo video su corsi, inclusi il Crypto Empire, faremo video su piattaforme e video su domande e risposte, se qualcuno ha qualche domanda la metterei lì. E poi la domenica faremo i video dell'analisi settimanale con Trading Central su cripto e su stocks e ETF, perché ho visto che le domeniche la gente lo guarda di più che il lunedì, perciò abbiamo ripassato alla domenica. Allora, secondo che volevo parlare oggi, andiamo un po' a parlare un po' cosa è successo, come sta andando tutto il progetto di Lion Bull Academy. Prima di tutto abbiamo il nostro progetto del Lion Bull Exchange. Ricordate, se volete partecipare, abbiamo il Lion Bull Academy Dollar Token ICO, dove si mette a disposizione 10 milioni del token a un prezzo di 0,007 Matic. In totale stiamo cercando di prendere 70.000 Matic per continuare questo progetto, che per adesso ne abbiamo venduti pochissimo, però vabbè, piano piano. E ricordate che tutti gli earning fatti dopo dentro questo exchange che stiamo creando per tutti si divideranno fra tutti quelli che sono dentro l'exchange. Qua l'avevo tutto spiegato bene nel video, se non vi ricordate andate a cercare il video su Lion Bull, Lion Bull Trader Exchange, dovrebbero farvelo vedere. Allora, andiamo un po' a vedere come sta andando il nostro Lion Bull Crypto Exchange. Oggi parliamo di tutto. L'abbiamo un po' migliorato, stiamo ancora lavorando alla versione grafica, si migliorerà ancora di più. Però adesso abbiamo il binary, che sarebbe le opzioni binarie, come vi ho detto, è più una scommessa che un'altra cosa, e per dicessimo, nei prossimi 5 minuti pensi che il mercato sia al rialzo, puoi fare una specie di scommessa: in quei 5 minuti, se va al rialzo, hai guadagnato l'85% di quello che hai investito, se va al ribasso, perdi soldi, perderai il 100% dell'investito. Perciò è una cosa, starci attento, già parti con quelle da perdere, perché se guadagni guadagni l'85%, ma se perdi ne perdi il 100%, perciò sai che c'hai lo stop loss più grande del take profit, perciò quello tenetelo sempre in considerazione. L'ho messo perché adesso tutti gli exchange che ci sono nel mondo lo stanno facendo, non lo chiamano opzioni binarie, anche se sappiamo tutti che quelle sono opzioni binarie. Io ho preferito finire dare il nome di opzioni binarie, così sanno tutti che cos'è e cosa ci mettono. Ci sono molti paesi che è illegali, perciò io lo sto facendo con token, non con il trading del Forex, no, solamente con il cripto. Nel cripto ancora non è illegale, perciò lì ce l'avete. Ricordate, questo è diretto al mercato, perciò io non ho forza nessuno in vedere se il mercato va su e giù. È diretto col mercato, potete vederlo sempre nei grafici, perciò non posso ingannare in queste cose qua in questione. Lo volevo dire. Bisogna essere trasparenti in tutto. Allora, i soldi si vedranno, ci saranno due conti, il conto di demo dove potete provare le opzioni binarie nel demo, o il conto reale dove potete fare anche le opzioni binarie in reale. Nel demo, schiacciando qua in questo bottoncino, potete sempre rimettere 20.000 dollari di capitale virtuale per poter fare prove e rimparare così, se volete, e per fare scommesse tranquillamente. Poi più avanti faremo, come ho detto, il trading, competizioni dove anche in conti demo potrete fare token reali. Abbiamo messo l'azione trade, dove adesso finalmente possiamo fare l'intercambio di tokens. Potete comprare qualsiasi token che sia dentro la piattaforma, ne sto mettendo nuovi piano piano, prossima settimana ce ne saranno tanti tanti più, per adesso ce ne sono attorno a 300 e passa. E ho aggiunto qua questo nuovo tipo di trading, sarebbe a dire il trading normale. Se tu vuoi comprare adesso il token, scrivi quanti bitcoin vuoi comprare, schiacci su compra e automaticamente lo compri e hai pagato un 2% di commissione, ve lo fa vedere qua.
Se invece volete fare un ordine, se volete dire che lo vorrei comprare a questo prezzo o vorrei cambiarlo a USDT a un certo prezzo determinato, potete mettere il prezzo che volete, quanti bitcoin volete intercambiare, se volete comprarlo o se volete venderlo e passarlo a USDT, e automaticamente l'exchange, quando arriverà a quel prezzo, lui farà la compra o la vendita automaticamente. Già stiamo avvicinandoci di più a diventare un broker in tutti gli effetti, fatto bene, di cripto. Ricordate, nel mercato sempre si paga il 2% di commissione. Se schiacciate compra, comprate l'attivo. Se schiacciate vendita, fate l'intercambio a USDT. Sarebbe a dire che se per esempio io ho un Bitcoin e lo voglio cambiare a USDT, schiaccio qua, metto 1 e schiaccio sell e automaticamente mi fa quel cambio del Bitcoin, me lo passa a USDT. Cos'altro ci abbiamo di nuovo? Market analysis, e sarebbe lo stesso che le binarie, però manda direttamente a fare prove. Bene, è in demo. Se volete utilizzare il reale, dovete schiacciare su dove c'è scritto practice, schiacciate trade account e qua potete fare opzioni binari con il vostro conto reale. L'ho messo un po' complicato da entrare perché così sono più sicuro che entrerà solamente chi realmente vuole fare scommesse, perché è quello che è. Bene, poi abbiamo i nostri bots, che stanno funzionando molto ma molto bene. Vi faccio vedere uno screenshot di come vanno i bot. Non ho messo nomi di nessuno, solo dei clienti che stanno già, gli usuari che stanno già entrando e facendo. E come potete vedere, tutti, per adesso nessun bot ha perso niente, che sono contento al riguardo, non c'è stato perdite. Durano da, ho messo adesso, prima il minimo erano 30 giorni di poterlo utilizzare, adesso sono 15 giorni. Per esempio, l'ultimo che è stato fatto poco tempo fa ha introdotto 350 USDT investendo dentro, facendo trading dentro Ethereum verso USDT, e alla fine dei 15 giorni ha fatto un profitto di 25 dollari, perciò gli sono rientrati dentro da lui 375 dollari. Quello che fa il bot esattamente è prendere i soldi dalla vostra wallet, metterlo dentro il bot e fare trading con quei soldi, e poi ve li rimette nel vostro wallet. Cabe a dire che per adesso non ci sono commissioni dentro il bot, nel futuro ci sarà una commissione dell'1 o il 2%, ancora sto pensando a cosa farlo. Ricordate, lo scegliamo tutti insieme, che per questo è un exchange della comunità, perciò tutti abbiamo parola in questo exchange. Ricordate che per avere parola, quello sì, bisogna possedere il token di Lion Bull Academy Dollar. Solamente chi ha il token di Lion Bull Academy Dollar potrà fare votazione. Poi, quando arriverà il momento, vi sarà dato un token specialmente chiamato Lion Bull Academy in votazione, che sarà dedicato solo alle votazioni. Facciamo tutto nel mondo delle cripto. Va bene, andiamo un po' a vedere che bot ci abbiamo a disposizione e le loro qualità dentro del Lion Bull Academy, Lion Bull Exchange. Abbiamo il fixed income che ci dà attorno al 0,4% al giorno, il medium bot 0,15% al giorno, il low risk bot 0,10% al giorno e il community bot il 0,10 al 0,20% attorno. Allora, il minimo che chiedo sono 10 dollari per entrare, anche se si può entrare con meno, però dove funzionano bene sono 10 dollari. Tutti stiamo utilizzando il fixed income perché è quello che dà di più e sta funzionando molto bene, è normale che siamo lì. E sta andando veramente bene. Io per esempio ci ho investito 900 dollari e mi sta dando 3,8 dollari al giorno in tokens. I token sempre variano, perciò c'è delle volte che dà un po' di meno, delle volte un po' di più, però più o meno è quello che dà. Va bene? Poi abbiamo, qua potete vedere i contratti di pratiche che avete fatto, i contratti veri delle opzioni binarie, il referral, che sarebbero l'affiliazione, non l'ho ancora preparato, però nel futuro penso anche di utilizzarlo. Le transazioni, se ci abbiamo qualcuno fatto tipo depositi, withdraw, ritirate, ti esce lì. E la sezione notizie, come sempre. Va bene? Questo è quello che abbiamo attualmente dentro il nostro Lion Bull Exchange. Piano piano sta migliorando, perciò diamogli un pochettino di tempo. Prossima settimana ci avremo nuovi token a disposizione. E qualsiasi dubbio me lo commentate sempre sotto nei commentari. Adesso andiamo un po' a vedere come va il nostro conto di Lion Bull Academy di dentro di Toro. Prima di tutto avevamo prima investito il 100% dentro FTCV, però abbiamo già fatto un po' nuovi versamenti e ci abbiamo investito in TQQQ anche. Abbiamo il 35% del nostro conto su TQQQ, che sono abbastanza operazioni, tutti con il loro target a 70 al momento. E FTCV ci abbiamo anche lì investito con una media di apertura del 12,25
E il nostro target non l'ho messo, però spero di arrivare da 30 a 50 dollari, speriamo. Una volta abbiamo preso i nostri profitti qua, una parte andrà dentro il Lion Bull Exchange, dove la metterò dentro il bot per riuscire a avere una media di 1000 dollari mensili solo fatti con il bot, quella è l'idea. Per fare 1000 dollari mensili ti servono attorno a 8000 dollari investiti lì, 8-9000 dollari investiti lì, però piano piano, quello è il nostro primo goal, la nostra prima meta. Poi più avanti vorrei riuscire a fare con Lion Bull Exchange, con CryptoBot, arrivare a fare 3.000 dollari mensili. Quella è l'idea, già per avere dei soldini che possiamo utilizzare tranquillamente. E da lì già mantenermi lì. 3.000, della quale la metà li metto dentro stocks e l'altra metà la utilizzo per vivere. Quella è l'idea. Ok, questo era tutto un po' per spiegare come andava tutto. Ci vediamo domani, domenica, dove faremo l'analisi settimanale con Trading Central. E ciao ragazzi!